Intanto le faccio la solita domanda, contento sì o no? Siamo sempre lì, contento per il risultato, mentre altre volte ero contento pure per il gioco, oggi no. Perché? Perché abbiamo giocato poco, però abbiamo giocato per cercare di fare il risultato dopo tanto tempo. Sono cambiato contento. Un po' Zeman, no? No, non ho cambiato. Nel senso i ragazzi volevano lottare, dovevano lottare, hanno lottato e abbiamo fatto quello che potevamo, anche se sul piano di gioco abbiamo fatto poco, anche se 3 palle gol abbiamo costruite, anche facili, però se non facciamo il secondo poi dobbiamo soffrire fino alla fine. Ma può essere che l'arrabbiatura più grande lei l'ha perché nel secondo tempo, quando Lentella si stava chiaramente sbilanciando con l'ingresso di Tuniov, Franchini e Cangiano, avete avuto tante opportunità in campo aperto, le dovete chiudere? Dovevamo ripartire, ma Franchini né Tuniov sono persone da ripartire perché sono più pesanti e più lenti. Però Franchini è perdonato per il gol che ha fatto. Vabbè, se non lo faceva Era un problema, era da ammazzare. Vediamo un attimino, vediamo se Zeman continua a sorridere. Negli ultimi 2 minuti però Zeman si è snaturato perché ha tolto un attaccante e ha messo un difensore. Abbiamo visto bene, sì. Ma visto che dall'inizio loro giocavano su sta palla alta per gli attaccanti, per difendere il risultato, visto che una volta c'era. Se l'ho tenuto a studio. Abbiamo messo brosco. Chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. Scelte sul centrocampo, io vorrei capire quanto è contento di Squizzato e questa scelta dove lei ha messo in campo contemporaneamente i 3 giocatori che possono ricoprire il ruolo di play, lasciando fuori la struttura di Tuniov, di Franchini o la corsa di D'Agasso. Perché questa scelta? Perché volevo 2 che, visto che lottavamo, allora sono loro che dovrebbero fare fisicamente differenza. Magari Franchini l'ha fatto, anche se ha perso qualche palla. Ma io nelle scelte importante. Iniziali, scelte di giocare con 3 giocatori più piccoli. Iniziale perché pensavo che la giocavamo di più, anche se ripeto, la palla per gol, la palla per cupone. Sono palle importanti. Ultima da parte mia, Massimo, poi vengo da voi in studio. Un aspetto importante secondo me, con Pellacani in campo nel primo tempo soprattutto si è visto un Pescara che non ha permesso ai 2 attaccanti dell'Entella di andare in profondità. In estrema sintesi, non si sono viste tutte quelle praterie che si erano viste un po' troppe volte. Vabbè, abbiamo lottato, poi qualche volta si giocava anche abbastanza più alti per lasciarli in fuorigioco, qualche volta è riuscito, qualche volta no. Però io ripeto, dobbiamo essere più attivi anche da dietro e cercarsi dei riferimenti. Abbiamo sofferto palle alte e quello sarà sempre, sempre contro tutti. Una domanda da studio per Zeman, Massimo Fabio. Naturalmente la rivolgerà Fabio Ferraresi. No, io al mister volevo chiedere quanto è importante la partita di martedì secondo lui per dare una svolta, comunque una ripartenza a questo campionato e riavvicinarci un po' alle prime posizioni. Allora, intanto domanda di Fabio Ferraresi, che la saluta in studio con Massimo Profeta. Come sempre. Quanto è importante? Bene. Arrivano i saluti del mister, visto che non ci sarà immagino una conferenza di presentazione. Ha chiesto Fabio Ferraresi quanto sarà importante per dare continuità alla partita di Pontedera e aggiungo io che partita si aspetta, visto che non verrà presentata. No, io spero che ci sarà lo stesso ardore, nel senso cercare di non far giocare gli altri, cercare i contrasti e poi spero che giocheremo qualche palla importante di più. Ecco, chiudiamo così perché Diego Martelli ci ha dato una notizia dietro la telecamera che gliel'ha girata Max Mucciante, quindi c'è stato questo palleggio. Il cartellino giallo è stato dato a Pierno, che era diffidato, e quindi Zeman giocherà Floriani, questo lo diciamo martedì. Se può giocare, perché no? Oggi forse si è fatto male, bisogna vedere come sta. E chi è l'altra alternativa eventualmente senza Pierno? Un centrale. Un centrale? Va bene. Grazie intanto al tecnico Zeman. Grazie.